Michele Pasotti, noi siamo qui perché voi siete con la Fonte Musica con un concerto a Trieste. E questo concerto ci proporrà cosa? Il nostro concerto si chiama Dante Nova ed è una crasi tra il nome naturalmente di Dante Alighieri e l'Ars Nova. E a significare la novità di entrambe le cose, cioè la Divina Commedia in particolare di Dante Alighieri e l'Ars Nova, che in musica stanno abbastanza nello stesso momento, nel senso che la Divina Commedia di qualche anno precedente all'inizio, tra virgolette, di quella che noi chiamiamo Ars Nova, ma hanno in comune diverse cose. In particolare hanno in comune il fatto che Dante nella Divina Commedia parla tantissimo di musica, parla di musica in tutte e tre le cantiche, e in particolare nel Purgatorio e nel Paradiso, naturalmente, perché l'inferno è il luogo che è caratterizzato proprio dal non avere musica, è un luogo muto in cui la musica non ci può essere, perché nella concezione musicale di Dante la musica è sempre legata a qualcosa di alto, di dolce, di sublime, e mai legato invece a una dimensione infera, come è quella naturalmente della prima cantica. E dunque, la Fonte Musica è un gruppo musicale che è diretto da te. Ci spieghi di cosa vi occupate? Che tipo di musica fate? Noi, i nostri inizi sono legati all'Ars Nova, quindi alla musica del 300, però nel corso degli anni abbiamo, come dire, ampliato il repertorio fino ad arrivare a Monteverdi, che è il nostro per il momento punto di arrivo, e a cui arriviamo con la prassi precedente, cioè arriviamo a Monteverdi dal passato e non dal futuro, come accade per Di lo più, diciamo solito. così, perché di solito è il primo dei compositori, tra virgolette. Per noi è un po' un percorso che percorre, diciamo, il tardo medioevo, il Rinascimento, e arriva con il tardo Rinascimento appunto a Monteverdi, all'inizio di una nuova era, se così si può dire. Io in realtà non credo affatto alle epoche musicali, ci servono così, forse per orientamento, ma sono convinto che forse ci fanno più confusione che altro. Serve guardare i repertori nel loro dettaglio, nella loro proprietà, il più possibile. Il nome del nostro gruppo, quello vorrebbe evocare, quelle fonti, di andare alle fonti della musica, oltre al fatto che la fonte in tutto l'immaginario medievale e non solo è un luogo di piacere, è un luogo in cui, e quindi la musica appartiene a questo, è una fonte di piacere. Allora, la Fonte Musica è produttrice, diciamo anche di CD. Noi abbiamo già parlato di alcuni dei vostri CD. L'ultimo che avete fatto, di cui parleremo adesso, è. Si chiama Enigma Fortuna e in realtà sono 4 CD, è un cofanetto che contiene per la prima volta l'opera omnia di Antonio Zacca da Teramo, che è un compositore, un grande compositore della fine dell'Ars Nova, quindi diciamo meglio della fine del 300, primi anni del 400. È un personaggio singolarissimo di cui ci siamo tutti innamorati, prima di tutto perché ha delle caratteristiche biografiche molto stravaganti. Sono dei dati fisici, le cronache dell'epoca ci dicono che non aveva 10 dita tra mani e piedi, quindi probabilmente era focomelico, questa è l'ipotesi che oggi fanno i musicologi. Era un uomo molto basso, di statura molto bassa, ma nonostante questa disabilità negli arti, era le prime tracce che abbiamo della sua vita riferiscono la sua grande abilità come miniatore. I primi pagamenti che abbiamo di Zacara sono legati al fatto che lui era pagato con una casa a Roma, sul Tevere, era pagato con questa casa per miniare un antifonario a Santo Spirito in Sassia, a 2 passi da San Pietro. E poco dopo, in questo stesso documento, si parla di lui come ottimo e perito scrittore, scultore e cantore, naturalmente. Che nel tempo sta emergendo anche nella critica musicologica come un
pilastro veramente della musica di quel periodo e qualcuno che ha influenzato enormemente i compositori a seguire, in particolare uno come Cicogna, che incontrò con tutta probabilità Zacara negli anni 90 del 300 a Roma, e quindi da lui, attraverso Zacara, Cicogna, si arriva in un passo a Faye, tutto quello che viene dopo. E lui è stato poi cantore del Papa, quindi nella Cappella Pontificia, oltre che essere stato scrittore di alcune lettere papali che abbiamo firmate da lui stesso. Quindi è un personaggio già interessante, ma se aggiungiamo i testi della sua produzione, soprattutto naturalmente quella profana, perché i testi sacri quelli sono, i testi della sua produzione profana sono originalissimi, molto spesso autobiografici, con una grande autoironia, con sarcasmo, con a volte grotteschi, a volte osceni, sono di una varietà, di una fantasia e di una capacità di produrre colori e di dipingere scene. Per esempio c'è un celeberrimo, per chi si occupa di questo repertorio, Cacciando per Gustar, che è l'ultima caccia prodotta nel repertorio italiano, dopodiché non ci sono più cacce. Questo brano è la descrizione, diciamo così, di un mercato in cui le varie voci si rincorrono. Tutto questo è fatto con una maestria e con una vitalità che sono veramente proprie di questo grande maestro. E sono molto felice della riuscita di questi quattro dischi, perché in realtà, al di là dell'aspetto musicale, di cui naturalmente sono molto felice, sono anche felice della fortuna che hanno avuto, appunto si chiama Enigma Fortuna, ma hanno avuto effettivamente una certa fortuna, sia, come si dice in questi casi, di pubblico che di critica, ma sì, è stato ricevuto benissimo, ha avuto una circolazione che non mi sarei aspettato, e credo che questo dipenda essenzialmente dalla qualità della musica di Zacara da Teramo, che è, a mio modo di vedere, altissima. E la qualità dell'esecuzione. Però Zacara era da Teramo, quindi stiamo parlando di un'origine italiana che ha influito su quella che poi noi conosciamo come la grande scuola franco-fiamminga. Esattamente, infatti le cose non hanno mai confini stagni, sono permeabili. Zacara era sicuramente un compositore italiano al 100%, nel senso che non abbiamo tracce di una sua personale circolazione fuori d'Italia. La sua musica sì, la sua musica ha viaggiato più di tutte nel periodo. La troviamo copiata in Polonia, in Inghilterra, la troviamo in fonti in Austria, in Germania, la troviamo copiata in fonti molto lontane tra di loro in Europa, a testimonianza che la sua musica interessava moltissimo, ma era sicuramente una musica italiana. La snova italiana però non può essere compresa se non attraverso la snova francese, lo dice già Landini, che riconosce a Philippe de Vitry un debito enorme, dice che grazie a Philippe de Vitry in pratica è nata questa nuova musica che è meglio, erano molto ottimisti, molto più ottimisti di noi, è molto meglio di quella antica, e evoca tutti i grandi personaggi della musica antica, mitici, cioè da Orfeo in giù. E dice che la loro musica, quella che ha iniziato Philippe de Vitry, quindi in francese, che lui chiama Lo Gallo Mio, il mio francese, è meglio di quella mitica prodotta in Grecia. Quindi erano ancora più, in un certo senso, più ottimisti della generazione della fine del Cinquecento, la Camerata dei Bardi, tutti questi che volevano riproporre la musica greca per un'ennesima volta nella storia occidentale. Questa è una cosa che si ripete ciclicamente. Ma loro erano convinti che la loro musica fosse meglio. Quindi, se diciamo Zacara è un compositore italiano al 100%, comunque il suo debito verso la musica francese è evidente. In realtà poi Cicogna è chiaramente indebitato con Zacara e Dufay, per esempio nei grandi motetti di Dufay che tutti conoscono, Non per Rosarum Flores, questi grandi monumenti, non sono comprensibili senza i motetti di Cicogna. I quali motetti di Cicogna sono molto in debito, in particolare con la tradizione veneta, no? Con la tradizione lagunare addirittura, direi, diciamo da Antonio da Cividale, tutti questi altri, ovviamente Marchetto da Padova come primo, no? Padre della snova italiana, fino ad arrivare attraverso Cicogna ad Antonio da Cividale, tutta questa scuola veneta che ha in particolare un interesse per la forma del mottetto
politico, diciamo così, cioè il molletto celebrativo, qualsiasi occasione si scelga. Quindi in realtà la domanda che mi facevi tu, che era molto interessante, è che sì, c'è la scuola franco-fiamminga, cosiddetta, in realtà si bagna molto in altre musiche, non solo quella italiana, quella inglese naturalmente, certo, moltissimo, certo. Quindi, insomma, come dice Reinhard Strom, per tagliare la testa al toro, lui parla di usa un'espressione secondo me bellissima, che è the rise of European music, cioè l'inizio, l'ascesa della musica europea, che è proprio di questi anni, quando la musica diventa internazionale si intende europea naturalmente, certo, perché certo. Altri posti non erano ancora stati, tra virgolette, scoperti e comunque sì. C'erano tradizioni non così facili da compenetrare. Però se si parla di musica internazionale europea, sono questi gli anni in cui si sviluppa.